Biostimolanti in campo torna anche quest'anno con diverse novità. Più strategie per la fertilizzazione innovativa e la biostimolazione delle colture orticole, due località separate. Il centro sperimentale ortofloricolo Poli Tramontana di Veneto Agricoltura, dove siamo in questo momento, e l'OP Isola Verde in provincia di Salerno, ad Eboli, per una serie di sperimentazioni dedicate esclusivamente alle colture di quarta gamma. Il progetto, organizzato dall'Informatore Agrario, vede la collaborazione anche di quattro università italiane, quella di Napoli, di Padova, di Salerno e della Tuscia, e la partecipazione di 13 aziende con ben 39 prodotti differenti, tra biostimolanti e fertilizzanti innovativi. Le colture testate quest'anno sono il pomodoro da industria, il melone, lo zucchino e la rucola di quarta gamma. I focus delle sperimentazioni saranno, oltre che sugli effetti su resa e qualità delle produzioni, anche la valutazione della convenienza economica di impiego di questi prodotti. Oggi è il primo giugno, siamo qua sul campo dedicato ai biostimolanti in campo e ai fertilizzanti innovativi. Vedete, qui c'è il pomodoro da industria, successivamente il melone e alla prossima settimana verrà trapiantato lo zucchino. Un campo che è partito praticamente il 19 di aprile con il trapianto del pomodoro da industria, ha avuto 10-15 giorni discreti come andamento meteorologico per poi avere un maggio abbastanza funesto con 200 e oltre millimetri di pioggia, quindi un momento un po' particolare, temperature ballerine e anche del freddo. Poi ovviamente è scoppiata la bella stagione e adesso siamo qua a farvi vedere, diciamo sostanzialmente, i primi risultati, le prime cose visibili da vedere. Partiamo dal pomodoro da industria, come ho detto, trapianto 19 aprile, 800 metri quadrati di superficie investita, 10 tesi in confronto con un testimone, quindi 10 aziende con 34 prodotti che stiamo testando o da soli o in strategia in base al protocollo che ci hanno fornito le ditte e che ringrazio per la loro disponibilità e per la loro collaborazione. Difesa e nutrizione è uguale per tutti. La nutrizione, quindi concimazione di fondo e copertura, è una concimazione che parte dalla produzione integrata della Regione Veneto che è stata abbassata in base alla dotazione del terreno. Parlando invece del melone, è stato trapiantato il 18 aprile, è stato coperto con tessuto o non tessuto per agevolare l'affrancamento. Abbiamo 4 tesi con un testimone, 4 ditte con 7 prodotti da testare. Anche in questo caso il melone è abbastanza vigoroso, stiamo rispettando i protocolli di coltivazione e di distribuzione dei biostimolanti con diverse strategie. L'unico periodo dove ci siamo fermati è stato il periodo, come vi ho detto, da cavallo di metà di maggio, dove abbiamo avuto intense precipitazioni. Lo zucchino invece, verrà trapiantato lunedì prossimo 5 giugno, 3 tesi ed un testimone, 3 aziende, 8 prodotti da testare. Presso l'OP Isola Verde la sperimentazione sarà condotta su parcelloni aziendali con una lunghezza di circa 60 metri e la coltura in oggetto sarà la rucola. Nella sperimentazione saranno testati prodotti di diverse aziende, in totale 5, messi a confronto con una tesi aziendale che non prevederà l'applicazione di biostimolanti. La prova sperimentale viene fatta in una delle aziende dell'OP Isola Verde, sita nel comune di Eboli. In azienda coltiviamo rucola, lattugino, spinacino e bietola. La prova sperimentale viene fatta su rucola con varietà Marte ed in questo periodo ha un ciclo di 20-22 giorni. La sperimentazione verrà fatta in due cicli, uno estivo e uno autunnale. Alla raccolta andremo a valutare la produttività, quindi la resa, e altri parametri che riguarderanno la qualità. Per rimanere aggiornati sullo sviluppo delle colture e sui risultati finali del progetto, vi invito a visitare il sito www.biostimolanti.informatoreagrario.it. Vi invito il 6 luglio alla giornata dedicata al progetto Biostimolanti in Campi 2023, vedere, toccare con mano i primi risultati. Novità di quest'anno è il campo di prove dinamiche, dove andremo a vedere robot e tecnologie specializzate per l'orticoltura professionale.